Buongiorno a tutti, prego segretario, faccia l'appello. Di Biasi Franco. Assente. Di Filippo Giuseppe. Di Filippo. Di Filippo è assente? Crispino Francesco. Presente. Russo Gennaro. Presente. Marciano Pietro Paolo. Presente. Cammarota Giuseppe. Presente. La Porta Massimo, Verrone Gianluigi, Di Nardo Eleodoro, Buonora Maristella, assente, Framondino Luigi, Comite Nicola, Botticchio Giuseppina, Coppola Salvatore, Abate Agostino, Pesca Mari. Bufano presente, Pesca Mario e il sindaco presente, quindi è presente pure Di Filippo, sono assenti solo Di Biasi, giusto? Risulta solo Di Biasi. Allora rettifico che per un errore il segretario comunale ha chiamato il consigliere Bonora, che è un consigliere che si è dimesso, aveva forse un elenco vecchio. Bene. Ecco. Quindi assente solo Di Biasi. Ok, volevo aspettare il sindaco prima di iniziare, se riusciamo. Ok, la seduta è valida. Prima di iniziare i lavori voglio formulare a nome dell'intero Consiglio Comunale dei dipendenti della città di Agropoli un buon compleanno al sindaco. Oggi è il compleanno del sindaco. Auguri sindaco, buon compleanno. Primo punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere Mario Pesca al sindaco e al presidente del consiglio da estendere agli altri comuni del Cilento per chiedere al governo, al Ministero dei Trasporti, RRFI e Regione Campania che l'alta velocità attraversi e sosti anche nel Cilento, in particolare ad Agropoli. Prego consigliere Pesca. Allora, buongiorno a tutti, auguri ancora al sindaco di buon compleanno. Caro sindaco, ho pensato di fare questa interrogazione perché ancora una volta il nostro Cilento, l'intera nostra zona, viene tagliata fuori da uno dei progetti più importanti che si sta sviluppando a livello nazionale, vale a dire l'alta velocità. Questa alta velocità, per una scelta, io credo, scellerata da parte del governo, dovrebbe attraversare il Vallo del Diano e tagliare totalmente fuori l'intero Cilento. Questo perché dico è una scelta scellerata? Una scelta scellerata perché le fermate previste sarebbero soltanto Fisciano prima e poi successivamente Praia a Mare, quindi e passerebbe tutta la Valle del Diano. Questo che è un progetto che ha circa 23 miliardi di euro, questo progetto, quindi è finanziato direttamente dallo Stato e finanziato anche dalla Regione Campania, significa uno schiaffo enorme all'intera nostra economia. L'economia del Cilento e di Agropoli in particolare vive sul turismo. Essere tagliati fuori da questo progetto ha il doppio danno. Il primo danno è che noi non rientriamo in questa rete praticamente di linea veloce. Il secondo danno è che la linea attuale, anche dell'attuale Ferrovie dello Stato, sarà abbassata rispetto a quello, al nuovo progetto, e quindi tanti dei turismi passeranno il Cilento per andare direttamente in altre località. Ma la cosa più grave ancora è che, oltre a un danno a livello turistico, ci sarà un danno anche a livello economico. Noi abbiamo ad Agropoli, per esempio, la zona industriale, che naturalmente con una linea veloce da poter sfruttare l'economia che sicuramente è industriale, che potrà decollare, come potrà decollare tutte quelle attività economiche che si basano sostanzialmente sul terziario e su quell'economia basata sui prodotti cilentani, prodotti del nostro territorio. Ecco, io mi sono chiesto questo. Noi come comune capofila del Cilento dovremmo fare una delibera di intenti forte, unitaria,
e poi eventualmente estenderle agli altri comuni perché facciano lo stesso e fare in modo tale che si arrivi sul tavolo del nazionale, quindi di chi decide, una protesta fortissima di questo grado. Allora io chiedo che noi con delibera, poi sarà il sindaco a proporla, perché non è che si fa una proposta perché debba essere portare il sigillo di chi la propone, anche dal sindaco, il prossimo consiglio comunale, portare una delibera forte di approvazione di questa di una protesta ufficiale, non solo, ma fare in modo o fare un consiglio comunale allargato ad altri comuni, oppure fare un consiglio di una delibera ed estendere agli altri comuni per poterla deliberare. Noi abbiamo questo dovere, siamo il comune capofila del Cilento. Se dobbiamo e se passa questa iniziativa, 23 miliardi di euro, e bypassa la nostra zona, sindaco, avremo dei danni per future generazioni. Noi dobbiamo protestare ufficialmente e questo è il senso della mia interrogazione. Non lasciamo inerti, perché l'anno prossimo partirà questo progetto e se parte, veramente poi non abbiamo più il tempo necessario per poter intervenire. Questa è la mia richiesta e quindi chiedo al sindaco di dire la sua su questa situazione. Grazie. Grazie, io prego, signor sindaco. Innanzitutto vi ringrazio per gli auguri. Allora, sì, voglio un attimo ricostruire la vicenda dell'alta velocità rispetto al percorso che abbiamo fatto, che abbiamo seguito non da tempo. Accolgo naturalmente lo sfogo da parte del consigliere Pesca, ci sta tutto e ci stanno tutte le sue considerazioni, però voglio darvi la lettura di quello che è accaduto in modo tale che abbiate un quadro complessivo, diciamo, di quello che è accaduto e non un quadro parziale. Innanzitutto noi sapevamo già da tempo, non da oggi, che ci fosse la necessità di collegare la Sicilia, la Calabria a Roma e quindi conseguentemente aprire un canale di collegamento dal sud Italia, ma in particolare da Calabria e Sicilia, verso Milano e quindi verso il nord Europa. Era assolutamente vergognoso, insomma, che l'alta velocità si fermasse in Campania e non proseguisse oltre, e quindi per questo motivo sapevamo che si stava immaginando, progettando un percorso per l'alta velocità che scendesse fino alla fine dello stivale. E per questo motivo, non oggi, ma stiamo parlando di diversi anni fa, candidammo tra Agropoli e Pestum la disponibilità da parte dei comuni di Agropoli e Capaccio di individuare un'area, un terreno per una stazione che noi ipotizzammo proprio al confine tra Capaccio e Agropoli, che potesse in qualche modo raccogliere tutta l'area e potesse essere realmente, avevamo immaginato a suo tempo, un sbocco che avesse certamente un ritorno sul nostro territorio. E in una prima fase della progettazione, in realtà, è stata tenuta in considerazione questa ipotesi. Realmente è stata tenuta questa ipotesi in considerazione. È stata tenuta in considerazione. Poi concreto atto che è arrivato in Parlamento invece vedeva tutto un tracciato diverso, tutt'altro rispetto a quello che avevamo immaginato inizialmente. E quindi un tracciato che viaggiava non lungo la costa, ma andasse nell'entroterra. E questo è stato addirittura, come giustamente osservavi tu, bypassava addirittura anche la città di Salerno, nel senso che passava a monte rispetto, diciamo, alla conformazione della regione Campania, quindi non lungo la costa ma a monte, diciamo, internamente, e al punto, diciamo, da saltare Salerno e addirittura saltare anche Napoli, ipotizzando due stazioni, una nell'area Fisciano, come giustamente individuavo, quindi nell'interno, e una nel Napoletano che non passasse per la stazione di Napoli. E questo progetto, questo, diciamo, tracciato, fu studiato a suo tempo per due motivi essenziali.
quando noi ne chiedemmo subito conoscenza. Quali sono le motivazioni che hanno spinto le ferrovie a immaginare questo tipo di tracciato? Due essenzialmente. La prima, la necessità di ridurre al minimo i tempi di percorrenza, perché l'obiettivo principale non era collegare la Campania con Roma e quindi con il resto, ma collegare la Calabria e quindi conseguentemente la Sicilia, e per questo motivo non era prioritario fermarsi in Campania, anzi la creazione di stazioni in Campania avrebbero determinato un tempo di percorrenza più lungo e nelle logiche delle comunicazioni anche mezz'ora in più, anche un'ora in più su un tratto, e questo avrebbe portato le diverse fermate in Campania, avrebbero, diciamo, in qualche modo mortificato il progetto che era quello di collegare la Calabria in tempi rapidi con Roma. Quindi è chiaro che è diverso se da Reggio Calabria a Roma, non so bene i tempi, dico degli esempi ma non li prendete, è diverso se ci mettono 3 ore o 2 ore, molto diverso. E quindi è chiaro che non era una priorità le stazioni in Campania, ma questo, diciamo, stiamo parlando di una ragionamento di carattere generale. Però neanche poteva la provincia di Salerno, in generale la regione Campania, vedere un tracciato che addirittura bypassasse il capoluogo di provincia e il capoluogo di regione. Quando quindi abbiamo visto il tracciato che è uscito, ci siamo tutti quanti attivati, per la verità, e abbiamo scelto di fare un ragionamento non di singolo territorio, perché vede consigliere, la questione è questa: se noi ragioniamo in termini di singolo territorio, diciamo noi vogliamo la stazione ad Agropoli, ok? E magari il Comune di Agropoli fa questa proposta e lo fa magari insieme a Capaccio, insieme ai Comuni dell'Alto Cilento. Contemporaneamente Vallo può dire anche noi vogliamo la stazione a Vallo, stesso ragionamento può dire Sapri, anche noi vogliamo la stazione a Sapri. Stesso ragionamento può dire più a nord Battipaglia. Ognuno potrebbe avere, diciamo, delle giuste motivazioni per richiedere una fermata, uguali alle nostre sostanzialmente. Quindi abbiamo pensato di riunirci in provincia. Quindi tutti i sindaci della provincia di Salerno si sono riuniti in provincia e hanno cercato di fare un ragionamento comune. Perché quale senso avrebbe avuto che un gruppo di comuni, magari Capecchiate d'Agropoli, fossero andati a parlare al Ministero o con le ferrovie, magari un gruppo di comuni di Vallo, magari un gruppo di comuni intorno a Battipaglia, non avrebbe avuto nessuna, diciamo, udienza certamente, perché certo il garbo ci sta da parte loro, ma non avremmo avuto peso. E quindi scegliemo di incontrarci tutti quanti insieme in provincia. Lì avevamo la presenza anche di consiglieri regionali. In particolare c'era presente il consigliere regionale Cascone, delegato ai trasporti dal governatore De Luca, c'era anche l'onorevole Piero De Luca, che si sono fatti parte dirigenti per andare a incontrare le ferrovie rispetto a questo. Hanno trovato nell'incontro che hanno avuto il Ministero, che poi ci hanno relazionato, una decisa e ferma posizione rispetto a queste scelte, cioè a dire non stiamo facendo questo tratto per collegare la Campania, ma per collegare la Calabria, quindi le diverse opzioni di fermata non sono da prendere in considerazione. E in più il tratto è stato immaginato non lungo la mare, ma nell'entroterra, per un fatto economico, per un fatto di spesa, perché la valutazione di impatto da un punto di vista economico, che non è banale poi ed è anche da tenere in considerazione, aveva un costo molto maggiore se avessimo affrontato un percorso più, diciamo, vicino alla costa che non nell'interno, nonostante ci fossero delle gallerie da costruire nell'interno. Nelle due valutazioni costava molto di più quella, diciamo, lungo la costa. Quindi rispetto a questo Ferrovie ha tenuto duro. È ancora in corso una trattativa che noi abbiamo, diciamo, delegato, come giusto che sia, insomma, quale al Presidente della Provincia, al Governatore e, diciamo, ai parlamentari di riferimento, che discutessero, e quindi è ancora in atto un ragionamento rispetto alle scelte. Però io immagino che rispetto a una fermata che non avremo, che è chiaro che le scelte si fanno al di sopra delle nostre teste, parliamoci chiaro, abbiamo immaginato invece una strategia diversa, quella di chiedere rispetto a un tratto di alta velocità che probabilmente vedrà l'inizio e l'inaugurazione fra 10 anni, 15 anni, perché
Tenete presente che là si tratta di una nuova tecnologia, c'è cioè un tubo, un grande tubo, e questo treno che passa in questo tubo. Questo, diciamo, è il senso. Probabilmente quando comincerà, vedremo forse fra 15 anni la realizzazione. Abbiamo immaginato, perché non facciamo una richiesta diversa a Ferrovie? Diciamo, ok, vuoi fare questo tracciato? Abbiamo capito che la scelta è quella di collegare la Calabria e quindi non farai fermate in Campania, se non proprio l'essenziale una, perché hai necessità di ridurre al massimo i tempi di percorrenza, però non puoi passare di qua senza darci anche qualche cosa a questo territorio, e quindi abbiamo cominciato a lavorare per fare altri tipi di richieste. Qual era il senso del ragionamento? Benissimo. Noi abbiamo un tratto ferroviario già esistente, innanzitutto che può essere implementato con le corse, perché a noi ci va già bene se le corse, diciamo, di Frecciarossa più altre sono implementate e vengono, diciamo, in qualche modo implementate tutto l'anno, e soprattutto se creiamo un collegamento più rapido con il nascente aeroporto di Pontecagnano. Quindi se noi avessimo una navetta che utilizzasse la ferrovia per collegare rapidamente l'aeroporto di Pontecagnano e la nostra stazione, questo avrebbe nell'immediato, all'apertura ora dell'aeroporto, quindi non fra 15 anni ma subito, la possibilità di darci immediatamente un vantaggio, quello di collegare l'aeroporto con milioni di visitatori, una navetta ferroviaria che ci porti le persone immediatamente in città, che potrebbe avere un ritorno immediato. Quindi ci stiamo ponendo il problema di ottenere subito qualche cosa in cambio di una possibilità che non ci daranno, perché come ti ho detto poi quale stazione dovrebbero scegliere. E poi se il tracciato costa di meno, quello nella dorsale più interna, non ti faranno un tracciato lungo la costa. Quindi è chiaro che stiamo cercando di ottenere, di fare di necessità virtù e di ottenere dei vantaggi immediati sulla linea ferroviaria attuale, sulla possibilità di collegare rapidamente Agropoli con Napoli e soprattutto con l'aeroporto, in modo tale da avere un collegamento veloce che avrebbe una produzione di risultati nell'immediatezza. Questo è il senso del ragionamento che abbiamo fatto in queste settimane, e comunque non è ancora chiuso, nel senso che noi comunque ci continuiamo a sentire e a vedere con gli organi che abbiamo delegato a seguire questa condizione. Per esempio si sta discutendo di un'ipotesi di creare un hub a Battipaglia, che potrebbe avere anche un senso di ottenimento di un risultato possibile. Quindi io cercherei di essere realista, cioè una volta che abbiamo capito che è molto difficile che creare la stazione Agropoli Capaccio, che sarebbe stato, diciamo, un sogno, e quindi condivido nella sua analisi iniziale l'opportunità, quando ci siamo resi conto che la cosa non poteva essere possibile, abbiamo cercato di fare necessità e virtù di ottenere il minimo per poter avere anche noi delle soddisfazioni nell'immediato. La trattativa ancora non è terminata, abbiamo già dato mandato, come ho detto, agli organi, diciamo, che in questo momento meglio ci possono rappresentare, e possono rappresentare tutta la comunità. Ho avuto anche modo, insomma, di criticare qualche settimana fa una scelta da parte degli amministratori, diciamo, più a sud del Cilento, che hanno avuto l'iniziativa di partire e andare al Ministero senza consultare gli altri. Diversamente da questa idea che abbiamo avuto noi di ragionare tutti i comuni della provincia di Salerno, e non hanno avuto grande risultato. Forse hanno avuto probabilmente un'attenzione sui giornali, però vi prego consigliere Pesco, insomma, di avere una relativa attenzione rispetto agli obiettivi da raggiungere, più che alla possibilità di fare una bella delibera, che possiamo fare tranquillamente. Andiamo sui giornali, diciamo, facciamo la battaglia per avere, però sappiamo che è chiaro che non si potrà avere, una cosa che non potremo realmente realizzare. Perché poi se doveste scegliere, e ripeto ancora, perché Agropoli Capaccio e non Vallo, perché non Sapri, perché, quindi ci sarebbe questa enorme difficoltà che dividerebbero i territori. Allora, secondo me, continuiamo a, in qualche modo, ognuno per sua competenza, a interloquire con i parlamentari, con la regione, con la provincia, perché questa battaglia prosegue, e con una maggiore, naturalmente, peso politico possono loro interloquire anche per nostro conto.
e verificare però se riusciamo a ottenere tutti questi altri vantaggi nell'immediato, che potrebbero avere un ritorno, diciamo, molto positivo per la nostra città nel breve periodo. Quindi per questo motivo, per quanto condivido nella natura la richiesta del Consiglio di Pesca, ritengo che in questo momento non abbia molto senso pratico fare questa delibera, atteso, ripeto, che sono già aperti le discussioni con gli organi competenti e naturalmente, come sempre ho cercato di fare, relazionerò su ogni novità rispetto a questo argomento. Grazie. Grazie Sindaco. Prego, consigliere. Vabbè, siamo d'accordo sulla necessità, però io dico questo: noi dobbiamo stare molto attenti a che sta succedendo al di sopra delle nostre teste. Per questo dobbiamo monitorare costantemente quello che effettivamente sta avvenendo. Se noi teniamo questa cosa celata, non usciamo, non pubblicizziamo e non andiamo negli organi competenti a portare le nostre ragioni, Sindaco, loro di noi ci bypassano e basta. E allora è chiaro ed è logico che un'app, e quindi fare una fermata a Battipaglia, diventa fondamentale perché Battipaglia è uno snodo poi importante per l'intero Cilento, però dobbiamo chiederlo con forza e dobbiamo stare attenti. Io perché chiedo una delibera di un consiglio comunale di Agropoli da estendere agli altri comuni sul punto? Perché dobbiamo far sapere che l'intero Cilento, tutta la nostra zona, è mortificata da questo essere bypassato. Perché? Perché quando è dopo, Sindaco, che succede? Succede questo, che quella ferrovia diventerà la più importante in assoluto, la nostra diventerà una ferrovia di serie B, e quindi chi dovrà magari prendere il treno al nord da Roma e da Milano prenderà quella linea e la nostra sarà abbusolito rispetto alla linea ferroviaria che si andrà a determinare. Ecco perché dobbiamo essere forti e determinati su questa cosa, ognuno anche con riferimento ai propri parlamentari. Io stesso già ho parlato con il senatore Castiello, ho parlato con l'onorevole Cammarano e con gli altri riferimenti politici del Movimento 5 Stelle, ma dobbiamo stare molto attenti. Ecco perché chiedo che ci sia un'attenzione particolare da questo comune, soprattutto, che è capofila, sull'intera vicenda. Grazie. Potremmo, consigliere, eventualmente immaginare una delibera che, partendo dal ragionamento che lei ha fatto, faccia nostre anche quello che ho detto io, cioè dire... La richiesta sarebbe quella di avere una ferrovia, un tratto, una fermata da Agropoli. Tecnicamente non è possibile, però chiediamo A, B, C e D, chiediamo tutte le altre cose, in modo tale che quantomeno ci muoviamo e facciamo le nostre richieste. Però quello che mi piaceva mantenere, se riusciamo, è un'organicità nelle richieste. Non vorrei che Agropoli chiedesse una cosa, Vallo un'altra, Sapri un'altra, Battipaglia un'altra, perché così ci andiamo a dividere come territorio e non ci prendono più in considerazione. Quindi in una logica d'insieme faremo magari organizzare una delibera che sostiene però le necessità del nostro territorio. Ok, va benissimo, grazie. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere Giuseppina Botticchio al sindaco in merito allo stato del finanziamento regionale per la rimozione della Posidonia spiaggiata. Prego, buongiorno consigliere. A tutti, buongiorno sindaco, presidente e assessori. Allora, spero, mi auguro che il sindaco ci metta lo stesso impegno in questa risposta, la stessa verve, visto molto preso, molto impegnato da questa linea di alta velocità e molto allineato anche. Vabbè, non era la mia l'interrogazione, però c'era tanto da dire, tanto da ribattere, ma va bene così, poi la faremo un'altra volta. Allora, qui abbiamo un problema grave, gravissimo. Dai giornali si apprende che ci sono 500.000 euro, un finanziamento per Agropoli per la rimozione, scusate il termine, dello schifo che Agropoli sta annegando. Ieri c'è stata una scena a Lido Azzurro, la baia, ex baia del Lido Azzurro, bella baia, io mi ricordo da ragazza andavo a fare i bagni, oggi è inguardabile, massi pieni di erbaccia, cumuli di alghe maleodoranti, gente che scavava, non so chi erano che scavava, c'era anche Bruno presente, mi ricordo, è stato ieri, imprenditori che uscivano, dice ma che buttate a mare, che fate? Io dissi non so che fare, feci qualche numero ma non ebbi risposta, quindi Agropoli è in preda a chi vuole, si organizza come vuole, fa ciò che vuole. E poi il buon parlare, però visto che per l'alta velocità lei ha proprio dato il massimo, anzi ha ripreso pure i sindaci di Vallo e del Vallese che si sono organizzati e andati a Vallo, evidentemente quelli mi assomigliano, cercano, combattono, vanno avanti, cercano di ottenere.
Questi 500.000 euro se ne parla da mesi, siamo al 25 giugno. Ma dove c'è un piano turistico, c'è un piano, non c'è nessun piano, solo un gran parlare, i 500.000 euro. Domandate oggi a chi viene qua pomeriggio, chiedetegli, ma Agropoli è una città turistica o una città che deve aspettare il regalino dell'ospedale, il regalino, il contendino delle aree, tutti i contendini. Agropoli è il paese del contendino, del buon silenzio, dell'omertà. Se stai zitto prendi un premio, se parli so cavoli amari. Intanto Agropoli muore di incuria, muore nell'indifferenza. Chi parla gli viene puntato il dito. Ma ieri guardare quello scempio lì, ma lì deve venire lei con me sindaco, perché dobbiamo andare insieme, perché toccare, può darsi che lei non è andato, non lo so, non lo sa, può darsi che non lo hanno informato. Quindi Agropoli è a un abbandono totale. Se 500.000 euro, ovviamente è ossigeno, perché qualcosina si poteva, non so, perché lì ci sono dei massi in acqua dove sta benedetta barriera fu fatta, perché doveva contro un piano contro l'erosione, una barca di soldi, sembrerebbe che ha rovinato tutto. Ha rovinato tutto, non so i provvedimenti, perché Mario dice io penso all'alta velocità. Caro Mario, per amore di Dio, l'alta velocità è importante, perché vuoi mettere i collegamenti brevi e aspettare un treno e aspettare, insomma... È ovvio che ci teniamo tutti, però badiamo prima, scusate il termine, alla cacca dentro casa. Ieri quell'imprenditore del posto, un grande imprenditore, diceva ma io un bagno come me lo devo fare qua? Però nessuno parla. Lele, tu hai un Lido, eri poco distante, però tu sei un consigliere comunale. Cioè voi fate le proposte, siete tre consiglieri, avete fatto un... Ma quali sono le proposte? Che il paese deve morire di incuria? Cioè dovete parlare, qua è la sede giusta per parlare, perché c'è una televisione e la gente ascolta e vuole essere ascoltata. La voce la dobbiamo portare qua, il silenzio non fa bene a nessuno, fa bene solo a chi si fa i comodi suoi, perché se la città tace, chi si fa i propri comodi li fa opera in tranquillità. Quindi sindaco, ci metta la stessa verve che ha messo prima, la ringrazio. Grazie consigliere, prego sindaco. Allora, quel che riguarda la questione Posidonia e il finanziamento, innanzitutto in consiglio regionale è stata approvata una legge che ancora non è stata promulgata per una serie di motivi di carattere finanziario legati ad alcune autorizzazioni che la stessa non ha ancora avuto. Ma una volta che questa verrà promulgata, dato che nella legge stessa è indicata una posta di bilancio proprio ad hoc diretta al Comune di Agropoli, riteniamo, almeno questo ci dicono i nostri riferimenti in Regione, che potremmo avere immediatamente il decreto di finanziamento, che oggi non abbiamo. Quindi, si è votato il bilancio, si è votato gli atti prepodeutici alla votazione del bilancio della Regione Campania. In questi atti prepodeutici c'era una serie di decreti delegati che in qualche modo raccoglievano una serie di istanze, tra cui anche quella nostra, ed è stata approvata. È chiaro che questo pacchetto di norme deve essere votato dal Consiglio regionale nell'intero bilancio, poi il Presidente promulgherà la legge. Dopo la promulgazione, come succede per il Comune, una volta il Consiglio comunale ha votato il bilancio, la Giunta deve ripartire i soldi e gli aspetti finanziari che il bilancio votato dal Consiglio va a determinare, distribuendoli nei vari PEG, quindi si deve fare l'approvazione dei PEG in Giunta. Fatto l'approvazione dei PEG in Giunta, arriva naturalmente nella disponibilità del funzionario che può autorizzare il decreto. Noi però probabilmente potremo, credo, bypassare quest'ultima fase, perché nella legge c'è una indicazione precisa su Agropoli, quindi probabilmente potremo avere il decreto anche prima. Questo lo verificheremo appena l'iter legislativo, l'iter normativo da parte della Regione Campania terminerà. Quindi, la
finanziamento è stato approvato dalla Regione, la Regione completerà il suo iter normativo, quando sarà diciamo completato avremo la possibilità di avere il decreto. Avuto il decreto avremo i soldi per poter operare. È chiaro che avevamo una situazione sulle spiagge, particolarmente lì d'Azzurro, drammatica. Abbiamo spiegato l'altra volta che noi non siamo nelle condizioni in questo momento di approvare il bilancio del Comune di Agropoli. E sapete, ne abbiamo già parlato più volte, che il motivo dipende dalla famosa, ormai famigerata, decisione della Consulta che in qualche modo bacchettava il Ministero, dicendo che la scelta da parte del Ministero, mi pare da credo al Governo Monti, di consentire alle pubbliche amministrazioni di pagare i debiti pregressi con un mutuo che veniva chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti, e più di 1200 comuni in Italia, tra cui il Comune di Agropoli, ha utilizzato questa possibilità, ha fatto il mutuo per pagare i debiti pregressi della pubblica amministrazione, ed è chiaro che la indicazione della Corte Costituzionale, che in qualche modo riteneva non corretta l'operazione contabile, allo Stato dovrebbe, il Comune di Agropoli, mettere circa 9 milioni e mezzo di euro, dovrebbe creare una posta di bilancio di 9 milioni e mezzo di euro, di metterla nel bilancio attuale per poter sanare questa cosa. Nessun comune, così come qualcuno, è in grado di fare una cosa del genere, e quindi stiamo attendendo una soluzione del problema da parte del Ministero, su grandissima pressione da parte dell'ANCI, che ci consentirà di sbloccare la situazione. L'ANCI fa due proposte, una quella di rimandare a 2 anni questo tipo di scelta per avere il tempo di organizzare una possibilità compiuta, lasciando ai comuni la possibilità di approvare i bilanci, questa è una, oppure una rivisitazione della legge come era stata fatta precedentemente, dando la possibilità ai comuni di spalmare questa possibilità su più anni. È chiaro che ancora una decisione non è stata presa, aspettiamo però con fiducia da parte del Presidente del Consiglio una scelta decisa in questa direzione, quando sarà possibile approveremo il bilancio. Naturalmente con l'impossibilità di avere il bilancio approvato abbiamo chiesto, e lo votammo nell'ultimo Consiglio Comunale, alla Corpo dei Servizi di farsi parte diligente e dire: io non posso in questo momento, non posso muovermi in termini economici perché abbiamo il bilancio bloccato per effetto di questo blocco normativo a livello nazionale. Fatti tu parte diligente, comincia tu a lavorare le alghe, perché siamo fuori tempo massimo rispetto a queste scelte. E quindi così è stato fatto, abbiamo dato l'incarico alla Corpo dei Servizi, che ha cominciato il suo lavoro da lì d'Azzurro, non dalla spiaggia di Trentova, non dalla spiaggia della Marina, perché evidentemente il Lido Azzurro in questo momento ha un maggiore impatto, essendo che è una spiaggia più grande, che riceve più turisti, che diciamo, ha un'area più vasta di interesse economico. Quindi si è intervenuto lì spostando sostanzialmente la Posidonia. Ma io, come ho cercato di spiegare, quello spostamento della Posidonia non è uno spostamento come si sono fatto gli altri anni fino a se stesso, cioè creare la montagna e rimanerla lì e poi eventualmente rispanderla sulla spiaggia stessa. No, questa la nuova normativa e i soldi che arrivano dalla Regione ci consideranno di fare finalmente un percorso diverso, quello della rimozione delle alghe stesse dal nostro litorale. È chiaro che però in questo momento abbiamo il problema che i soldi ancora non sono arrivati, appena arriveranno ci attiveremo, e abbiamo un altro problema, quello che una nuova normativa approvata poco più di un mese fa da parte del Governo nazionale, che toglie il bollino della Posidonia come rifiuto speciale, ma lo rende un rifiuto riutilizzabile nei vari processi, in particolare la legge fa riferimento a reimmissione nell'ambiente marino, utilizzo nel campo agroalimentare e utilizzo nel campo delle costruzioni o d'altro. Quindi apre una finestra di riutilizzo per 2 anni della Posidonia in maniera diversa. Allora io mi sono fatto subito parte diligente, quindi ho detto: benissimo, qual è il percorso più che nel più breve tempo possibile ci può consentire di togliere le alghe da sopra la spiaggia? Quello, diciamo, della reimmissione dell'ambiente marino sembra una cosa affascinante, però non abbiamo dati normativi che ci consentono di proseguire, dovremmo fare una conferenza di servizi
e cercare di capire come organizzare, perché un conto è dire rimettere l'ambiente marino, e un mondo dici qual è il percorso che deve fare, qual è il progetto che deve seguire per la reimmissione, cosa tecnicamente che non siamo in grado di poter dire. Anche il riutilizzo nelle lavorazioni si parla, ma soprattutto all'estero, di utilizzo della posidonia a altri tipi di fini, ma non abbiamo oggi in Italia un riscontro immediato. La cosa più semplice era quello dell'utilizzo nel campo agroalimentare. E quindi immediatamente mi sono fatto parte diligente, come ho detto prima, e la prima idea che mi è venuta in mente, e lì sono gli impianti di compostaggio. Gli impianti di compostaggio potevano in qualche modo essere una prima soluzione. Perché? Perché nell'impianto di compostaggio, per farvi capire, noi abbiamo la busta dell'umido che arriva all'impianto, questa viene aperta, viene tolta, diciamo, tutto il materiale che non è umido, l'umido viene schiacciato, esce l'acqua e rimane questa poltiglia. Questa poltiglia viene mischiata con gli sfalci di potatura che sono tritati, e mettendo insieme gli sfalci di potatura e quello, la poltiglia lavorata dall'umido, viene fuori il famoso compost, che viene utilizzato come, come ammendante nel campo agricolo, come fertilizzante nel campo agricolo. Okay? Allora, quello che abbiamo detto noi, al posto degli sfalci di potatura mettiamoci la posidonia. È la stessa logica, è uno strutturante, così come lo sfalcio di potatura, quindi abbiamo detto agli impianti di compostaggio, prendetevi la posidonia al posto degli sfalci di potatura, ed è un modo per cominciare a smaltirla. Gli impianti hanno risposto positivamente rispetto alla nostra richiesta, ma hanno posto, diciamo, due condizioni. La prima è quella naturalmente del lavaggio, perché è chiaro che bisogna desalinizzare l'alga, perché sapete che il sale non va bene ai terreni, no? Quindi va desalinizzata. E quindi i loro processi produttivi devono inserire un momento del lavaggio, e quindi gli impianti, per poter ricevere la posidonia, devono in qualche modo modificare il loro processo produttivo, e non è una cosa che si fa nell'immediato. In più, il nuovo compost che si verrà a determinare è diverso da quello che oggi vendono sul mercato, e quindi dovrebbero fare degli studi anche per capire questa possibilità. Questi sono i due impianti più vicini, sia quello di Eboli che quello di Salerno. L'altra possibilità nel campo alimentare è quello di implementare l'utilizzo degli impianti di gestori anaerobici, quelli per intenderci che utilizzano il letame delle bufale per fare gas. Anche lì potrebbe essere utilizzata l'alga, ma anche lì, essendo una normativa nuovissima uscita poco tempo fa, per quanto anche loro interessati a questo, hanno il dubbio di prendersela in questa fase, fermo restando che bisogna sempre lavarla. Allora, la soluzione che stiamo ragionando e che ci sembra quella più plausibile è quella di creare una stazione intermedia, un luogo di stoccaggio eventualmente della posidonia, perché poi con calma, atteso che il sindaco ha la possibilità di fare un'ordinanza per lo stoccaggio dei rifiuti e a tempo 180 giorni per poterlo liberare, potrebbe essere l'idea giusta quella di creare una stazione intermedia per poter poi piano piano cominciare a smaltire la stessa, portandola un po' negli impianti di compostaggio e un po' negli impianti di gestori anaerobici, al fine di poter, diciamo, ripartire questa quantità su più impianti e poterla consumare. Questo è il percorso che stiamo facendo oggi, ma vi posso garantire che in questo momento storico noi abbiamo parlato con tutti gli enti preposti, quindi ARPAC, addirittura abbiamo parlato con INOE, abbiamo parlato con la Forestale, abbiamo parlato con gli esperti più importanti della Regione Campania, che anche con l'Istituto Zooprofilattico di Portici, abbiamo avuto interlocuzione con i loro tecnici, e ognuno di loro sta in una fase di, come dire, attesa, cercando di capire qual è il percorso più giusto da poter utilizzare. Ecco perché siamo arrivati lunghi rispetto all'estate, questo è certo. Cercheremo al massimo di mettere a posto le spiagge per quel che sarà possibile per questa estate, ma è chiaro che il percorso la soluzione è ormai a portata di mano, quindi se non dovesse succedere, come ci auguriamo, nell'immediato, è chiaro che piano piano questo problema non ci sarà per il futuro, ma in questo momento siamo, come dire, lavori in corso, e cercheremo nel più breve tempo possibile di risolvere il problema. È chiaro che lei dice, consigliere, l'impegno o non l'impegno, io non ho fatto passare una giornata che non mi sono dedicata a questo problema, sono disponibile a accettare consigli, sono disponibile a valutare proposte alternative, però il quadro è questo: abbiamo una situazione in cui abbiamo i 500.000 euro che stanno per arrivando ma non sono ancora arrivati,
e quella è una possibilità che abbiamo per poterlo utilizzare, una fonte diciamo economica che possiamo utilizzare. Ma oggi dobbiamo capire come poter smaltire la pausa idonea, attesa che la legge ci consenta di farlo. Ma come? Perché in questo momento nessun impianto, tranne quello che ci costa, quello solido, quello a 180 euro, 75 euro a tonnellata, tutti gli altri impianti che lavorano nel campo agroalimentare non hanno una certezza normativa che gli consente di dire ok, me la prendo io. Perché ognuno di loro ha dei dubbi, attese che quando una legge è nuova, specialmente questa qua che è lunga 3 righe, è chiaro che mette in dubbio tutta una serie di situazioni che finché non c'è una chiarezza di intenti, e questa chiarezza di intenti si ha nel tempo, il tempo di studiare, di fare delle prove. C'è una grande fermento in questo momento di studio sulla pausa idonea, proprio perché ognuno di questi impianti vede finalmente, questa è la grande diversità rispetto al passato, la pausa idonea come un'opportunità. Quindi è chiaro che l'impianto di Salerno che fa compostaggio, piuttosto che l'azienda agricola che utilizza il letame e fa il gas, è chiaro che sta guardando con grande attenzione l'utilizzo della pausa idonea, perché può essere per loro un'opportunità. Quindi noi da una parte, loro dall'altra, si sta cercando di capire come potergliela consegnare e qual è il processo che mettere in moto per poterla rimettere nel ciclo integrato dei rifiuti. Questa è la situazione, la storia dell'arte, e che è in continua evoluzione. Oggi lei ha fatto riferimento a oggi c'è un convegno per parlare proprio di questo, ma ce ne saranno tanti altri per avere nel più breve tempo possibile la soluzione più adeguata al problema, atteso che in Italia tutti stanno affrontando il problema e forse noi siamo quelli più avanti. Grazie sindaco, prego consigliere. Penso che la risposta, comunque tecnicamente il sindaco è stato esaustivo, perché veramente ci ha messo la passione. Il problema è un altro, sindaco. Noi siamo al 25 di giugno e le attività produttive non accetteranno mai quello che lei ha detto, perché loro devono lavorare. Agropoli è un paese di mare. Cioè, vedere proprietari di aziende di balneazione, di attività produttive, i se, i ma e forse erano 3 fessi, quindi non si va da nessuna parte. Lei ha ragione, lei ci mette l'impegno, però lei mi sembra che è abbandonato dai consiglieri. Io non vedo progetti da consigliere comunale, perché un consigliere comunale è il primo che il mese di marzo e aprile si deve fare da portavoce a dei progetti, però vedo che i loro progetti sono tutt'altro, sono basati su... Io invece no, io la penso diversamente. 400 posti barche, i proventi arrivano al comune, i parcheggi, e tanti ci sono le entrate. Scusate, ma parliamo tanto di bilancio, mi rivolgo anche all'assessore Mutalipassi, ma arriva il mese di giugno, fine giugno dobbiamo aspettare che arriva il leader da fuori perché ci racconta qualche favoletta, cioè l'alga hanno fatta la fine dell'ospedale. Domani. Intanto la gente muore senza un pronto soccorso. Mi chiamano ancora a casa, dice signore, sono andata al pronto soccorso. Mancava questo, mancava quello. Cioè, è così con le alghe. E favolette sono belle, per amore di Dio. Io ringrazio il sindaco, perché probabilmente il sindaco è anche in buona fede. E forse l'impegno. Però probabilmente è circondato da persone che non hanno interesse a fare veramente ordine. Perché è una città che non ha l'ordine che gli spetta per le tasse che versa. Cioè io ho visto le opere pubbliche, dopo ne discuteremo, ma qua sembra città di Milano, ma poi i servizi minimi, cioè la costa va a sistemare, le spiagge sono il fiore all'occhiello della città di Agropoli. Voi Agropoli l'avete trasformato, ve l'ho detto già, più come Torre Annunziata, un paese della Calabria, che Sorrento, Positano, Capri e Ischia, perché Agropoli ha le bellezze naturali di quei posti lì, dove giustamente vi ha fatto comodo, avete pure distrutto, e prendete sempre, succhiate quello che potete, i benefici per voi, ma la dovete smettere. Cari consiglieri, il sindaco è ostaggio vostro, questa è la fine che avete fatto. Il sindaco è un vostro ostaggio. E io non ho niente da dire stamattina, perché il sindaco ha dato una risposta esaustiva e tecnicamente anche preparato. Però voglio vedere un consigliere insieme a me che va dal sindaco, dice questo è il progetto per la costa, per le spiagge. Non ce ne stanno, e io voglio questo, e a me, cioè, fate pure i gruppetti, ma per chiedere cosa?
Quindi un sindaco abbandonato, ovviamente più di dare una spiegazione tecnicamente alzo le mani, però qua entra anche l'assessore al bilancio. Caro assessore al bilancio, è lei che deve tirare per le orecchie, mi perdoni, i consiglieri, perché io un'impresa l'ho avuta e i soldi quando andavano spesi male io mettevo subito una barra dritta. Prima la città, prima, non il clientele. Il turismo si fa turismo sulla città, non sugli amici. Che viene l'amica e chiede il fondo e glielo erogate, è una vergogna questa qua. La dovete smettere, dimettetevi, andate a casa. Voglio una classe dirigente adeguata e che ami e che abbia la passione per la città, perché un sindaco non può essere lasciato solo. Va bene, perdonate lo sfogo. Grazie. Prima, prego, consigliere Marciano, però velocemente. Volevo rispondere alla collega Gisella. Allora, amministrare una città come Agropoli non è assolutamente una cosa semplice. Cioè, allora, noi consiglieri ci adoperiamo e lavoriamo in sinergia con il sindaco sempre per tutto ciò che è stato fatto, per tutto ciò che faremo e che stiamo facendo in questo momento. Per cui, onestamente, allora, queste accuse io le rispingo totalmente al mittente, perché tutti stiamo lavorando per quelle che sono le nostre competenze. Ci stiamo impegnando e lavoriamo. Per cui se ci sono dei problemi di carattere differente da quelle che sono le nostre competenze, le nostre possibilità, le nostre capacità, non è assolutamente responsabilità che può essere addebitata a noi consiglieri e dunque a questa amministrazione. Assolutamente, stiamo lavorando, il sindaco ha spiegato in maniera chiarissima quello che si sta facendo, quello che si è fatto e quello che si farà nell'immediato futuro. Noi ci teniamo ad Agropoli quando ci tieni tu, carissima amica Gisella. Chiaro o no? E quindi lottiamo, lavoriamo anche per un ospedale. Abbiamo fatto tutto ciò che è nelle nostre possibilità, ma certe volte ci troviamo a scontrarci con dei muri di gomma che ci portano indietro, nonostante cerchiamo di sfondare. Non ce la facciamo. Questo è perché ci sono interessi troppo grandi e che assolutamente non dipendono da noi. Grazie. Voglio rispondere un attimo al collega Marciano, giusto un attimino. Caro collega, 400.000 euro di posti barca, tassa di soggiorno e altri proventi, ha mai chiesto lei a mutali passi? Servono per le clientele. E poi il vostro silenzio è quello che ammazza il paese, il vostro silenzio. Quella uccisa Agropoli. Agropoli consigliere, era una bomboniera, Bottecchio. Viene solo sfruttata per amici e basta. Grazie. Chiudo consigliere. Qua. Prima di passare al terzo punto all'ordine del giorno ci sta una comunicazione da parte dell'assessore Mutali Passi. Prego assessore. Grazie Presidente, buongiorno a tutti i consiglieri, ai cittadini presenti in aula e ai cittadini che ci ascoltano dalla televisione. Devo comunicare ai sensi del regolamento del testo unico che in data 10 giugno con delibera di giunta comunale numero 150 su richiesta del responsabile del servizio contenzioso è stato fatto un ulteriore prelievo dal fondo di riserva per rimpinguare il capitolo necessario all'ufficio e permettere all'ufficio stesso di costituirsi in cause pendenti per l'ente e per giusti, quindi per così per difendere le cause dell'ente. L'importo prelevato ammonta ad euro 11.657, con questo ulteriore prelievo l'ammontare residuo del fondo di riserva alla data appunto del 10 giugno ammonta ad euro 28.083 euro. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è favorevole? Un attimo Presidente. Prego, consigliere Abate. Prego. Il microfono, se ci riesco. La delibera numero 41 non la ritrovo in pubblicazione del segretario. Ho trovato le delibere fino a 40, ma fino alla 41 non l'ho trovata. Dovrei verificare. Secondo me sarebbe opportuno verificare. Sa perché, segretario? Perché la delibera numero 41 è quella più importante, è quella in cui avemmo uno scontro io e il sindaco
è quella in cui ci stava la necessità di approvarla perché la società servizi avrebbe dovuto procedere a qualche cosa di importante. Facciamo una cosa, propongo al Consiglio 5 minuti di sospensione. No, ma rinviamo l'argomento semmai, no, Presidente? Non... Andiamo avanti e rinviamo l'argomento. Penso che sia più giusto così, non sospendere niente. Rinviamo l'argomento alla... Ma lo facciamo velocemente, consigliere. Come vuole. Allora, cosa? No, è meglio che lo facciamo velocemente, tanto... Allora, 5 minuti di sospensione, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Abate, Pesca, Butticchio. Il Consiglio si sospende per 5 minuti.